una stella sul tuo destino risplenderà. Molte grazie. E adesso ci fermiamo per qualche istante. Centrale del Latte di Cesena. Ogni giorno lavora solo latte romagnolo dei propri soci, proveniente dalle province di Forlì Cesena, Ravenna, Rimini e Ferrara, per produrre latte, formaggi e gelati di assoluta qualità. Tutti i prodotti della centrale del latte, a garanzia di genuinità e trasparenza, hanno una tracciabilità giornaliera fino alla stalla di provenienza, consultabile anche sul sito centralelattecesena.it. Dalla tua terra alla tua tavola, da 50 anni, latte, formaggi e gelati di Romagna. Centrale del Latte di Cesena, la bontà che lascia traccia. Eccoci qua, pronti, e siamo ormai in fase conclusiva della nostra puntata, ma tanti altri ospiti importanti, come il prossimo che vado a presentare. Lui lo conoscete veramente tutti, ha partecipato ultimamente a tante trasmissioni importanti di Mediaset e della Rai. Sto parlando di Duilio Pizzocchi. Buonasera. Buonasera. Buonasera da donna Zobeide, la vostra astrologa di fiducia. Buonasera donna Zobeide, ma cosa ti sei messa in testa? La mia idea meravigliosa, il sistema QF, vedi questo? Che abbiamo, la stessa parrucchiere lei? Sì, è sempre la Teresa. Ci assomigliamo un po'. È sempre infatti la Teresa di Bellaria, sì. Questa sera che ci troviamo così sole tra donne. Sì, tra donne. Pensavo, diamo un'occhiatina alla mano di Nilla Pizzi, vediamo che le riserva il passato, il presente, il futuro. Ma il passato non mi interessa, il presente e il futuro. Dico, finalmente è arrivato il mio turno. Certamente. Perché abbiamo... c'erano sempre gli uomini qui con te. Lo so, d'altra parte ho una certa preferenza. Vuoi la destra o la sinistra? È mancina lei. No, hai la preferenza per gli uomini tu, No, gli uomini... La preferenza per gli uomini lei. Gli uomini, sì. Io riesco a vederli più, diciamo, in profondità, quasi attraverso i vestiti, non so, guardando questo bel maestro... Maestro Lipparini, posso dire per esempio che c'ha un buco nei calzini. Come c'ha un buco nei calzini? C'ha un buco nei calzini. Ma come fai a vedere che ma hai un buco nei calzini? No. E come hai fatto a infilarli? Voglio proprio vedere. Vediamo questa benedetta mano. Vediamo la mano. Allora, anche mi per raccomando, aiutare voi a leggervela a casa, sappiate per esempio che, la giriamo, vedete questa linea che parte da metà mano e va a finire qua sotto rasendando la coscetta uguale il pollice, è detta linea della vita. Più è lunga e più la vita sarà lunga, più è profonda e marcata e più si starà in buona salute. Ad esempio della signora qua possiamo dire che la vita è lunga e la salute è buona. La linea della testa c'è, oh, dice, ma ci prende? Che c'ha una certa predisposizione per il canto e la musica, ah, sì. La linea del cuore, ma guarda che ti vedo, vedo che recentemente, probabilmente verso settembre, c'è stata un'avventuretta con un uomo. Ma no! Certo! C'è stato... C'è scritto pure Mimmo di Parigi si chiama. Come Mimmo di Parigi? Mimmo di Parigi, una cenetta intima lume di candela. No, guarda, donna Zobeide, adesso ti spiego subito cosa è successo. Mimmo di Parigi è un impresario. Non è vero? È verissimo, è un impresario, lo posso dire forte perché è la verità, è un impresario. Una sera abbiamo fatto uno spettacolo vicino a Milano, non è tutti che vai a prendere fuori le carte. Io qua su questo ritaglio di Eva 2000,
Eva Express. C'è un uomo misterioso vicino. Ma guarda te! Ma lascia perdere! Non è che leggo le cose. Lascia perdere, lascia perdere. Lascia perdere. Che? Giriamoci di qua. Buonasera. No, sì, dico. Il fotografo, siamo un matrimonio. Allora, ti devo dire, ti devo dire che quella cenetta lì non c'è stata. Non è vero? Non è vero. È una montatura dei giornali. È una montatura dei giornali, perché io ero a fare uno spettacolo. La cena si è svolta così, eravamo intanto in 25, 26 o 30. Vi piacciono c'era le tutta cose? Tutta la mia orchestra. Io qualche volta ho fatto le orchestre. Non mi spettinare con quelle stelle lì. Ma poi io ero a mangiare qui. Qui? Ho dei testimoni, Ci credo. E lui era a mangiare là. Quello lì è un fotomontaggio. Addirittura. Perché i giornalisti sono capaci di fare i fotomontaggi. Vabbè, quando allora pazienza, per farmi perdonare... No, solo con Rosperò io potevo andare sicura. Rosperò è uno bruttissimo che c'ha i soldi, se non sbaglio. Sì. Ti piacciono gli uomini brutti? Ma sai, non solo, no perché hai soldi, ma perché anche è molto importante. Ah, ho capito. I soldi è importante. Difatti anche a me piacciono gli uomini importanti, però ecco, dicevo, per farmi perdonare da questa falsa previsione, potrei rivelarti il mio sistema segreto per rimanere sempre belle e attraente come me. Ah, benissimo. Questo basta mi interessa. Una volta al mese fare un bagno nel latte fresco appena munto. Beh, allora, ma che strano, ma che strano. Facendo attenzione però, perché io l'ultima volta ho rischiato di fratturarmi il bacino. E come mai? Perché fare un bagno nel latte? Eh sì, perché la mucca è scivolata sulla saponetta, mi è cascata dentro la vasca da bagno. Ma ora... Già che una volta tanto il tempo ce lo consente, vorrei fare l'oroscopo segno per segno per 3-14, che comprende i consigli dietetici per ogni segno e una breve previsione. Ariete, insalata mista. Plutone, sono io, Ariete. Plutone, in opposizione a Topolinone, favorisce gli scippi e i furtarelli al supermercato. Approfittatene. Quindi un periodo che se vuoi rubacchiare al supermercato va bene. Al Toro consigliamo paglia e fieno. Le stelle consigliano prudenza nelle scappatelle amorose. Preparatevi un alibi ed eventualmente usate i guanti di gomma. Che è successo? Non l'ho capito bene. Gemelli, Ravanelli o Tortelli? Siete sempre troppo abbottonati, cari gemelli, dovete cercare di avere più polso. Al Cancro diciamo che è il momento di troncare una relazione, il partner sta per accorgersene e potrebbe aggredirvi a cornate. Leone, Mercurio in salita nel termometro indica uno stato fisico alterato. Non eccedete oleoni nei vostri cibi preferiti, gazzelle e zebre crude, che causano difficoltà digestive. Vergine, cannelloni, salsicce e piselli. La situazione astrale... La situazione astrale è complessa, ricordate che la Vergine in congiunzione col Toro cambia di segno. Bilancia, sarete affascinati da uno scorpione che sottoporrete a corte serrata senza peraltro grossi risultati. Scorpione, subirete la corte serrata di una bilancia e non ricambiandola troverete conforto confidandovi ad un Sagittario. Sagittario, un amico scorpione, corteggiato da una bilancia, si confiderà con voi che, non avendo tempo da perdere, indirizzerete tutti ad un comune amico del Capricorno. Capricorno, a quanto pare tutti i rompiscatole capitano a voi, che però vi renderete latitante perché desiderate occuparvi del vostro acquario. Acquario, il termostato non funziona a dovere, la ghiaia sul fondo ha bisogno di una pulitina, è previsto l'arrivo di nuovi pesci. Infine pesci, non siate troppo chiacchieroni, per certe cose è meglio tenere l'acqua in bocca. Ricordate pesci di stare sempre coi piedi per terra. Con questo grazie. Donna Zobeide ha terminato. Grazie Donna Zobeide. Già. Bravo anche il nostro Duilio Pizzocchi, che saluto. So che ogni tanto ci segue dalla sua Bologna. Allora, adesso è il momento di salutarci, un bacino anche a tutti voi che siete stati in nostra compagnia. Vi ringrazio per i complimenti che ci arrivano tramite mail, Facebook, insomma, tante soddisfazioni ci date. E io vi ringrazio anche da parte della mia famiglia. Adesso è il momento di salutarci. Vi lascio però in compagnia di due veramente maestri d'eccezione.
Sto parlando dei maestri Sandra e Mirko Ermeti, delle Sirene Danzanti, che chiudono questa nostra puntata con l'esibizione di Romagna Mia così special. Ciao! I feel nostalgic of the times that gone, when I left my mother and my friends. I can't forget my home over there under the sky. I like to cry, but this serenade is for you. Questi sono i maestri Mirko e Sandra Ermeti.